Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Cari fratelli e sorelle, vi saluto con tutto il cuore, vi saluto tutti quanti che siete sempre collegati con me, ma soprattutto voglio salutare a tutti gli italiani che vivete in Italia, ma anche quelli che sono fuori Italia, ma specialmente mio saluto per voi che siete nella nostra famiglia, casa di preghiera di San Charbel, ma il mio saluto oggi certamente è molto importante per tutti quanti che sono stati ieri nella preghiera a Gragnano, nella chiesa di San Marco, vicino Pompei, perché era veramente bellissimo momento, incontro di preghiera. Lo saluto tutti, ma come l'avete visto ha partecipato anche un sacerdote da Senegal, Don Giovanni, poi insieme con il parroco Don Manuele, ma tanti sono arrivati, ma anche qualcuno da Stati Uniti che, diciamo, nato in quella zona ma vive in Stati Uniti, ma saluto tutti quanti con tutto amore, veramente da Piazza San Pietro, perché domani, come sapete, qui in Piazza San Pietro ci sarà la giornata dell'emigrante rifugiato. Allora Santo Padre celebrerà la Santa Messa alle 10:30 per tutti quanti che arriveranno in Piazza San Pietro. Ma noi, cari fratelli e sorelle, ieri avevamo anche la gioia nella chiesa di essere presenti quando diciamo è entrata la nostra chiesa cattolica, nuovo cristiano, piccolo Giuseppe, perché l'ha avuto onore di battezzare questo piccolo bambino dopo la celebrazione davanti alla statua di San Charbel, quella statua davanti quale noi ci uniamo già 25 mesi, e sono passati 25 mesi da quando arcivescovo della diocesi di Sorrento Castellammare di Stabia, arcivescovo Francesco Alfano, ha benedetto quella statua. Siamo uniti insieme e preghiamo insieme, ma ieri proprio era proprio il punto importante, perché il momento importante, perché battesimo di questo piccolo Giuseppe, che era malato, nato con malattia, ma la mamma veniva nella chiesa, ha pregato davanti San Charbel chiedendo la sua intercessione, è stato guarito. Allora sono stati anche tanti che partecipano alle nostre case di preghiera, ma sono molto molto contento che è arrivata anche Manuela da Padova, responsabile, direi anche lei che animatrice generale, presidente della nostra associazione cattolica, che lei si occupa per tutti che partecipano a questa bella famiglia di case di preghiera di San Charbel. Poi grazie anche a Leonora da Castelnuovo di Garda, che è arrivata con lei, ma veramente era un momento di preghiera, ma una cosa sempre, come io dico, un segno più profondo. A quanto ieri dopo la coroncina alle 3 ho iniziato le confessioni, ma l'ho concluso ore 18:30, prima di catechesi, quanta fila, ma non tutti potevano anche confessare, che la gente viene, qualcuno dopo tanto tanto tempo sentito proprio una voce, una richiesta di tornare, di arrivare davanti Gesù di nuovo. Infatti questo è il momento che io voglio sottolineare. Noi veniamo davanti San Charbel e sappiamo che non Charbel che fa miracoli, e questo io voglio sempre con questo parlare, spiegare meglio. Dobbiamo essere consapevoli che ogni miracolo vero di guarigione, liberazione viene da Gesù, ma il santo intercede, il santo chiede, e noi dobbiamo avere anche il giusto diciamo insegnamento, perché a me è dispiaciuto, ho visto da qualche chiesa, dicevo anche ieri durante forse la catechesi, che qualcuno è entrato in chiesa e c'era un quadro, la statua del santo, mandato dal santo perché ricevuto grazie, dice, da questo santo, ma vicino c'era tabernacolo e neanche andato, neanche si inginocchiato. Ho visto questa scena. Allora noi dobbiamo sapere dove il fonte è Cristo, andiamo davanti Gesù l'Eucaristico e lo cerchiamo di ricevere. Allora questo anno, cari fratelli e sorelle,
voglio approfondire, deve essere anno di approfondimento, della formazione spirituale, la formazione, io dico sempre, meglio che siamo di meno, ma la formazione giusta. Allora Saint Charbel, insegnaci le tracce, insegnaci, spiegaci come amare Gesù di più. Quello, come l'avete visto, l'ho avuto modo di questi giorni, l'ho fatto anche vedere durante catechesi polacca, qui tengo ancora davanti questo ricordo, guardate, Enrico Pellegrinaggio, case di preghiera Saint Charbel, Libano, da 17-23 settembre, questo pellegrinaggio resta molto nel mio cuore. Il pellegrinaggio è importante perché, come sapete, anche a Beccafra, dove è nato Saint Charbel, l'ho messo sull'altare, il decreto del nostro vescovo Stanislao Stolari, che dicevo, Saint Charbel, benedici questa opera, è tuo, è per te, guidaci a incontrare Gesù. È veramente l'unica preghiera che io avevo questa volta, quinta volta che sono andato in Libano, era per questo: guidaci, difendici, ma guidaci per non sbagliare, per arrivare sempre vicino a Gesù. Questo è importante, perché se uno si innamora di Cristo non ha bisogno più di altre spiegazioni. È innamorato di Cristo, lo sa come fare, come imitare Cristo, come imitare in modo giusto, vero, che io voglio andare sulle sue tracce. E tutti quanti, ma chiediamo a Saint Charbel, insegnaci di questo. Veramente un momento di grande preghiera, il momento di grande bisogno, soprattutto in Italia adesso, come sapete, quanti problemi nelle famiglie, nella società, nella politica anche, nella Chiesa, e dobbiamo pregare intensamente, ancora di più, chiedere tutti i giorni anche perdono, tutti i giorni anche perdono. Per quello molto importante, quanto noi ieri ho voluto sottolineare a Gragnano, ma voglio ripetere oggi qui in piazza San Pietro, di nuovo voglio ripetere, niente io, niente mio, niente io, niente mio, tutto è di Cristo. Questa è la cosa, questa frase le deve approfondire mio cuore, e voglio che questo anno si approfondisce di più. Stiamo preparando il nostro ritiro spirituale, vi chiedo di chiamare già Manuela, che avremo questo ritiro giorni anche fine di mese di ottobre, direi da 18 ottobre siamo nel nostro ritiro di case di preghiera del nord, ma se qualcuno vuole venire anche dal sud, ben visto anche, perché saremo insieme. E proprio approfondendo questa frase per scavalcare qualcosa nel nostro cuore. Allora, quando sono stato questa volta in Libano, passando anche in questi luoghi dedicati a Saint Charbel, ma quanto era bello, non vi nascondo, e voglio ripetere, andare nella grotta dove giovane Charbel, piccolo Charbel, andava spesso, dove è lasciato Santino nella Madonna Assunta e pregato lì, lei l'aspettava, era la sua grotta, era il suo incontro. Allora, una grotta che per me resta come un invito, dobbiamo sentire quell'invito di Maria, dobbiamo andare per quell'invito. Ma poi una grotta dove lui cresceva, lei la insegnava, perché era giovane, ma lui, diciamo, l'ha avuta la maturazione della sua vocazione anche in quella grotta, dicendo sì di quell'invito che è venuto dal Signore, ma lui, lei la stava formando interiormente. Ma permettiamoci nella nostra vita che Maria lo fece ugualmente per ciascuno di noi.
È proprio adesso quanto lei ci ricorda. Tornate da Gesù, in ginocchio ritornate. Il tempo è breve, breve. Allora quanto è importante di ascoltare questo, ma una grotta dove lui cresce, ma poi seconda grotta sul terra libanese, quella grotta a Magdush, dove, come dice la tradizione, Maria aspettava Gesù nel giorni quando stava insegnando intorno, ma lei era lì, e davanti alla grotta a Magdush c'è la statua della Madonna seduta proprio sulla pietra e aspetta, in attesa, la Madonna che aspetta. Allora guardate, paragonando, è un messaggio, la Madonna aspetta sempre, aspetta me e te quando tornerai, ma sinceramente, vero, davanti a Cristo, con vera apertura del tuo cuore. Aspetta, io direi quella statua si potrebbe costruire in ogni angolo, davanti a ogni casa, perché questo messaggio deve arrivare. E poi la grotta di Charbel, quando c'è la risposta, Charbel viene per lei, sente il suo invito. Allora questo è il messaggio oggi, sentire questo invito veramente, perché, come sappiamo, stiamo nel tempo di grande prova, prova morale, prova quotidiana del nostro comportamento. Allora, andare sulle tracce di Gesù, qualcuno mi domanda cosa devo fare, di cosa devo formare nella mia vita. Certo, importante è la preghiera, importanza la preghiera, importante l'adorazione eucaristica, ma io dico, ma quanto è importante quella formazione interiore, perché io vedere le tracce di Gesù, insegnamento di Cristo, e San Charbel ci insegna quello. Se per esempio sei a casa dove c'è litigio, allora dove ti tante volte disturbano e vogliono litigio con te, allora lavorando con se stesso non rispondi, vai subito, se non riesci a stare perché ti viene la parola di risposta, vai nell'altra stanza, prendi in mano il rosario, ma tieni il rosario nella tua tasca e metti la mano dentro stringendo Maria, dammi la mano, dammi aiuto tuo di non rispondere male, di non aggravare ancora di più questo litigio nella mia casa. Le tracce di Cristo, quando passato tempo, tu non hai visto intorno di te nessuno che ha bisogno, allora cerco in questo tempo, soprattutto perché questa domenica, domani, come sappiamo, la giornata rifugiato, la giornata migrante, qui ci sarà in piazza domani alle 10, questa domenica, Santa Messa presieduta dal Santo Padre. Allora andiamo a cercare quello che ha bisogno, la carità quanto è importante, ma non puoi solo vivere per se stesso, non solo puoi vivere per tua famiglia soltanto, per quelli che hai tu, che conosci, che ami, ma devi cercare quelli sconosciuti anche, avere coraggio anche di aiutare qualcuno che non si aspettava che arrivasse l'aiuto da Dio, ma tu sarai quell'aiuto. Questa è la cosa molto importante. E poi le tracce di Cristo, quante volte hai una flagellazione, la direi, con la parola, perché qualcuno non ti vuole bene, perché parla male di te, perché ti disprezza, perché semina intorno, chiama anche, gira, di raccontare le cose tante volte, sono cose che il demonio gli ispira di proprio far male per altro. Con la parola, Santo Padre Francesco ripete sempre, si può uccidere con la parola. Allora cosa fare? Ma reagire? No, non ti conviene, perché quelle persone non capiranno mai, perché sono sotto l'azione del male,
ma non ascoltare, evitare questo. Il Signore conosce il tuo cuore, ma fai una preghiera, io lo faccio tutti i giorni, quella preghiera: Signore, ti prego, benedici oggi anche di quelli che non mi vogliono bene, di quelli che parlano male di me, di quelli che mi disprezzano, di quelli che mi odiano, di quelli che sono i miei nemici. Tocca con la tua potenza divina il loro cuore, che quel cuore si apre per il perdono, per l'amore, che possano anche loro unirsi insieme su questo pellegrinaggio verso l'eternità. Guardate come la vita è breve e come le tracce di Gesù, quando queste parole sono così tanto doloranti anche, perché tante volte non puoi spiegarsi, non è possibile. Vai davanti a Cristo dicendo: ti offro anche quello. Ma quanta sofferenza, cari fratelli e sorelle, quando eravamo anche in Libano, vi raccomando, quando sarete anche in quel luogo, quanto mi piacerebbe a mese di aprile organizzare viaggio solo per italiani, per Libano, forse riusciamo anche a scrivere voi una proposta, se ci saranno le persone allora partiremo. Ma voglio dirvi, arrivare in quel luogo anche dove c'è la tomba dove è vissuta Santa Rafka, che chiedeva sempre la sofferenza. Per uno che non è credente potrebbe dire: è pazza. E lei chiedeva a Gesù la sofferenza perché voleva unirsi con la croce del Signore, ma veramente unita con il Signore, ma il Signore l'ha portato sulla via molto stretta, molto difficile della sofferenza, ma lei ha offerto tutto. Allora impariamoci di offrire Gesù tutto quello, niente mio, niente io, ma tutto è di Cristo, è tutto di Cristo, carissimi. Così voglio oggi ricordare questo, e vi ringrazio veramente che siete con me, e vi ringrazio per ogni preghiera, ma in ogni luogo prego per voi. Certamente oggi sono qui ancora a Roma, ma devo partire perché domani mattina devo già partire e arrivare anche a Milano, a Desio, dove avremo le celebrazioni domani pomeriggio, ma le celebrazioni sempre di ringraziamento. Signore, ti ringrazio per tutto quello che tu mi hai dato, per tutto quello che tu sei per me, perché tuo amore è sempre intenso, ma non hai cambiato mai il tuo amore verso di me. E poi certamente lunedì la partenza già fuori Italia verso i paesi di Benelux, Belgio, Lussemburgo, Francia, Olanda. Sono molto felice di avere ritiri spirituali anche in Belgio, in questo viaggio di missione. Poco tempo fa parlavo al telefono con il mio vescovo Stanislao, io dicevo, raccontavo di ieri celebrazione a Gragnano, ma era molto felice, ma dicevo: preghiamo per te. Ma poi anche la preghiera molto importante, uno per l'altro. Alla fine dico: mio vescovo, mi benedici per questo viaggio difficile, sono migliaia di chilometri, ma stancabile. Ma lui mi benedice, dico: vai. Dico per quelli che forse dicono: padre Jarek si fa viaggetti per conto suo. No, nella missione di portare la parola del Signore, di rafforzare qualcuno che forse ha perso la voglia di seguire Cristo. Allora questo è molto importante, e vi raccomando, state con me nella nostra preghiera. Certamente trasmettiamo su Sharbel TV, sul nostro portale, tante immagini che voi vedete, ma vi ringrazio anche quelli che l'avete mandato qualche aiuto per sostenere
questa missione anche di comunicazione, che possiamo trasmetterla, e vi sempre chiedo aiuto perché possiamo realizzare questa opera, opera che in realtà arriva anche per qualche giovane, come ieri mi è capitato una giovane persona arrivata, dice: io sono venuta perché ho seguito in internet. E quante volte mi è capitato durante questi viaggi: Adriare, ti conosco, lo seguo catechesi. È una missione, una cosa molto importante, per quello vi ringrazio per qualunque aiuto. Allora, carissimi, qui domani in piazza la celebrazione con Santo Padre, preghiamo per rifugiati, per migranti, ma certamente in questo mese che inizieremo, mese di ottobre, con rosario in mano, ma 1 ottobre Santo Padre anche in Basilica San Pietro presiederà la celebrazione ai Vespri pomeriggio, perché è inizio anche del tempo di preghiera missionaria per quelli che sono nelle missioni, ma mi sento anche missionario, vado con quella croce, diciamo, che tante volte lo vedete nella missione, vado a benedire, vado a dare la testimonianza dell'amore e della mia fede, e invitando altri, seguite Cristo. Così concludo, carissimi, di nuovo vi ringrazio e grande abbraccio per tutti. Ci vediamo prossima settimana. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.